prima da cittadino di Somma Vesuviana, poi quale rappresentante delle istituzioni, ho sentito l'esigenza di entrare nelle vostre case, nelle vostre famiglie e a ognuno di voi augurarvi un felice Natale. Una festa che non ha niente di politico, rappresenta un momento semplicemente di unione, di condivisione, un momento in cui è più vivo il senso della famiglia. Al di là delle barricate politiche, in questo momento io mi sento vicino a voi e credetemi, queste parole sicuramente non sono un modo di propaganda, sono semplicemente l'intenzione sincera di augurarvi delle festività serene e rivalutare una frase ormai consueta. E quindi io vi dico non buon Natale, ma un Natale buono. Con questo augurio che mi ha permesso di entrare in tutte le vostre case e parlare a tutta la famiglia, voglio rendervi partecipe di un'iniziativa che la mia amministrazione, con la fattiva partecipazione dell'assessore a ramo, il dottor Antonio D'Amore, sta portando avanti. A breve, nei primissimi mesi dell'anno, Somma avrà un ulteriore servizio, un importante servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. È un servizio che sicuramente non proverà alcuna grana all'economia della famiglia. Questa cassetta illustrerà poi nei dettagli come bisogna differenziare i rifiuti, ma soprattutto spiegheremo nel dettaglio come partecipare a questa iniziativa significa partecipare a una nuova modalità di risparmio. Gestire al meglio i rifiuti significa infatti risparmiare, gestire meglio le casse familiari, ma soprattutto garantire ai nostri figli un futuro che non sia su una discarica. Nessun sacrificio, neanche tenere in casa i sacchetti, potete depositarli tutti i giorni. L'importante è differenziare a casa e differenziare i sacchetti nei contenitori di diverso colore. Questo principio l'abbiamo fatto nostro, siamo convinti che rispetto agli altri comuni noi sapremo fare la differenza, facciamo quindi la differenza, facciamoci furbi. Il problema dei rifiuti è oramai noto. Le cronache nei mesi scorsi hanno mostrato città invase dal pattume. Molti hanno parlato di situazioni immutabili quando invece la risposta è semplice: la raccolta differenziata.